questo libro per la serie Mediterranea, Storia segreta dei pirati, tra verità e leggenda, il racconto del terrore dei mari. Per chi ovviamente è interessato, diciamo così, alle tematiche del Mediterraneo o uomini liberi in generale, anche se ovviamente fino a un certo punto, perché ovviamente i pirati erano ovviamente liberi dal loro punto di vista, ma non lasciavano tanta libertà agli altri. In ogni caso, questo libro parla anche ovviamente della parte dei Caraibi, parla un po' anche di Cina, dei mari orientali, ma c'è una parte abbastanza grande o importante che parla ovviamente del Mediterraneo, quindi per chiunque sia interessato anche alle storie mediterranee è un libro sicuramente interessante. Di Matteo Liberti, Storia segreta dei pirati. Ovviamente, come vedete, anche aprendo così un po' il naso, vi faccio vedere, ci sono un bel po' di mappe. Ovviamente questa qua Manila, la parte che parla appunto dell'est, India, Vietnam, e tutta la parte all'inizio ovviamente parla addirittura ancora dai tempi dei vichinghi che andavano anche loro in giro per il Mediterraneo, mare del nord, e poi c'è tutta ovviamente la parte dei Drake, quelli inglesi, ovviamente la maggior parte erano inglesi, francesi, olandesi, un sacco di turchi, c'erano anche un bel po' di italiani, ovviamente ci sono anche delle storie interessanti di italiani che erano pirati, che poi hanno preso nomi turchi. Come vedete, ci sono un po' di cartine, qua la Repubblica di Salé in Marocco. Poi vi leggo velocemente, ovviamente c'è una bibliografia bella estesa, interessante, e come al solito la bibliografia è una delle parti più interessanti. Faccio vedere un po', vi leggo un po' di cosa parla, almeno i titoli di alcuni capitoli, così avete un'idea se vi interessa. Ovviamente poi metterò anche il link in descrizione se volete comprarlo oppure cercatelo dove lo trovate. Ovviamente come vedete Alba dei Tempi, Popoli del Mare, Storia e Mito, Pirateria in età ellenistica, Scontro con i pirati illirici, Rapimento di Giulio Cesare, Pompeo Magno, Sesto Pompeo, Vandali, Vichinghi, Americani, ancora Scandinavi, e poi la parte appunto dove parla un po' delle olandesi. E fiamminghi, saraceni, poi ovviamente spiega il discorso della guerra di corsa dei corsari, Venezia contro i tunisini, Stati Uniti contro corsari barbareschi, Nuovo Mondo, Sea Dogs inglesi, tempi di Elisabetta, eccetera eccetera. Poi ovviamente non vi voglio dire tutto così non rovinate la sorpresa. Comunque è un libro che consiglio sicuramente a chi è interessato alle storie dei pirati, storie in generale di appunto di uomini liberi o almeno alla filosofia di chi crede di essere un uomo libero, che ovviamente ognuno ha il suo punto di vista, e soprattutto anche per chi è interessato alla storia in generale del Mediterraneo. Ovviamente è consigliato appunto anche chi vuole seguire la nostra serie mediterranea, che parleremo un po' di più appunto del nostro mare Mediterraneo, storia, ovviamente curiosità, filosofia, storia antica soprattutto, esoterismo, qualsiasi cosa interessante o conoscenze proibite, nascoste, qualsiasi cosa che troveremo riguardo a queste tematiche, ovviamente libertà in generale, stili di vita alternativi, sincretismo. Sicuramente anche le storie dei pirati erano particolari anche da questo punto di vista, perché alla fine appunto alcuni passavano facilmente tra essere appunto pirati, quindi essere considerati criminali, per poi passare con una lettera di corsa appunto a diventare corsari, che più o meno facevano la stessa cosa che facevano da pirati, ma lo facevano in modo legale perché avevano questa lettera di corsa, e di solito erano comunque nazioni contro altre nazioni che
soprattutto durante il periodo appunto anche delle conquiste delle Americhe o della cosiddetta scoperta dell'America, anche se ovviamente ci sarebbe molto più da approfondire anche di quel discorso lì, che ovviamente molto probabilmente non è come abbiamo imparato a scuola. In ogni caso, ovviamente, soprattutto tra 1500 e 1700, soprattutto Spagna, Inghilterra, Francia, Portogallo, Stati Uniti erano, ovviamente non gli Stati Uniti moderni, ma quello che stava creando gli Stati Uniti erano ovviamente anche con l'Olanda tutti quasi tutti contro tutti, anche se ovviamente la maggior parte erano contro la Spagna perché ufficialmente avevano, diciamo così, loro scoperto le Americhe, e ovviamente in quel periodo di grande commercio tra le Americhe e l'Europa, dove appunto questa età dell'oro caraibica intorno al 1600, ma ancora prima di quello, ovviamente nel nostro Mediterraneo, c'era stata anche lì, diciamo, un'età dell'oro mediterranea, o se si vuole dire anche europea, e ovviamente questo libro spiega anche quello. Quindi per chiunque sia interessato appunto a queste tematiche, Mediterraneo, libertà, stili di vita alternativi, bisognerebbe ovviamente promuovere la libertà e dare anche la libertà.